Se avete visto il video precedente, sapete quanto sia stato colpito dalle possibilità che ti può dare un visore termico. Il grande problema, però, è che questo tipo di tecnologie ha quasi sempre un prezzo elevato, il che comprensibilmente scoraggia gran parte dei possibili utilizzatori. C'è la possibilità di scegliere un modello entry-level, un visore termico base, che non ha certo le caratteristiche dei modelli di fascia alta, ma che può comunque rivelarsi utile. Ecco, in questo video vi mostrerò proprio questo, un visore termico economico, l'ASP Micro TM160 della AGM. Per questo video ringrazio il negozio Tactical 24 che mi ha permesso di testarlo. Partiamo dalle caratteristiche esterne. Il monoculare ha una lunghezza di 16 cm e un diametro massimo di 6. Il peso è di 270 grammi. In effetti è molto maneggevole, sta bene in mano. Qui davanti abbiamo il piccolo obiettivo a fuoco fisso. Dietro c'è l'oculare con una gomma paraluce tutta intorno e a fianco la rotellina per la regolazione delle diottrie. Sul lato superiore troviamo i quattro pulsanti con i quali controllare tutte le funzioni del TM160. E infine sotto c'è un filetto per poterlo montare su un treppiede e uno sportellino in gomma che protegge l'attacco USB-C. Il visore ha una batteria interna ricaricabile attraverso questa porta. Non si può cambiare, ma ha una durata elevata. Stando al manuale, l'autonomia è di circa 7 ore. Meno se teniamo le luminosità al massimo o registriamo dei video. Il sensore ha una risoluzione molto bassa, 160x120 pixel. È il modello base, come dicevo all'inizio, e questo giustifica anche il prezzo contenuto. L'immagine viene poi proiettata su un display da 720x540. Ecco, non aspettatevi con una risoluzione di partenza così bassa di vedere i dettagli precisi come quelli che vi ho mostrato nella precedente recensione. Dopo averlo acceso, ci troviamo di fronte alla schermata principale. Il TM160 ha quattro palette di colori fra cui scegliere. Nella prima, le parti calde dell'immagine vengono mostrate in bianco. Nella seconda, al contrario, vengono visualizzate in nero. La terza palette evidenzia in rosso il calore, rendendo facilmente individuabile una persona o un animale. L'ultima palette, chiamata Fusion, mostra le gradazioni di calore con colori che vanno dal blu al rosso. Una funzione utile, attivabile dal menu, vi indica con una crocetta verde il punto più caldo nella zona che state osservando. Thank you.
come avete visto dalle prove in campo, la qualità di questo strumento non è paragonabile a quello mostrato nel video precedente. Sarebbe strano se lo fosse, visto che stiamo parlando di due mondi molto lontani fra di loro. Però questo costa circa un sesto dell'altro. Può non essere lo strumento giusto per alcuni, ma esserlo invece per altri. La caratteristica principale che differenzia i due è proprio la risoluzione del sensore. L'IGM-160 è adatto a riconoscere persone o animali fino a circa un centinaio di metri. Su distanze maggiori è in grado comunque di individuare le tracce di calore, ma diventa più difficile, più complicato capire con precisione di cosa si tratta. È molto leggero e comodo, e visto il prezzo contenuto è alla portata di molti. Per chi vuole avvicinarsi al mondo della visione termica, secondo me è quello giusto. O anche per chi cerca uno strumento non molto costoso per controllare la sua proprietà. O perché no, per le forze dell'ordine che operano in ambiente urbano, quindi su distanze non molto elevate. Certo, ha i suoi limiti, come abbiamo visto, ma funziona bene ed è affidabile. Attualmente, nel mercato dei visori termici, ha un rapporto qualità-prezzo imbattibile.